Vietato ammalarsi, soprattutto in tempo di crisi, se hai un dolore muscolare, un mal di testa o un'infiammazione, sarebbe meglio ricorrere ai rimedi di una volta. Tra le norme della legge di revisione della spesa, la cosiddetta spending review, emergono infatti nuove sorprese come il possibile rincaro dei farmaci con prezzi inferiori agli 8 euro, ad esempio. Una confezione di occhi che oggi costa 4,43 euro potrebbe aumentare a 5,54 euro, stesso discorso per l'aula. Voltaren invece raddoppia il suo prezzo, mentre cardioaspirina andrà a costare oltre 4 euro e così via per gli altri farmaci. Il possibile aumento è frutto di un accordo tra l'Agenzia Italiana del Farmaco con le associazioni di categoria, discorso inverso invece per i farmaci più costosi che, al contrario, dovrebbero diminuire, ma la partita è ancora aperta. Per quanto riguarda invece la legge di stabilità, tutti i partiti sono sul piede di guerra, critici Bersani, Alfano e perfino Casini. Monti si dice pronto a modifiche, ma soltanto a saldi invariati. Anche per il ministro dello sviluppo Passera in Parlamento sono possibili miglioramenti.